Giudice Colucci, chiamato qui in veste di moderatore in un confronto molto importante che mette al centro della discussione il mondo dei testimoni e collaboratori di giustizia, peraltro a 2 giorni dal trentennale della strage di Capaci. Sì, direi che è un modo molto originale, di poter celebrare questo trentennale perché si affronta veramente un punto nodale di quella che è la lotta alla mafia e alle nuove mafie. I testimoni e i collaboratori di giustizia, saranno veramente un profilo centrale della prossima e della futura strategia di lotta a tutte le criminalità. Probabilmente non potremmo mai ricavare risultati positivi se non consideriamo la necessità di una talpa all'interno delle organizzazioni mafiose. Non potremmo mai conoscere la struttura, e tutto, insomma, il reticolo interno di queste organizzazioni senza qualcuno che dall'interno non sia in grado di spiegarcele. A che punto siamo in Molise nella lotta alla criminalità, anche se lei ora è in prima linea a Napoli? Sì, io non sono più in Molise, ma credo che in Molise siamo all'anno zero. Forse la lotta alla criminalità deve ancora iniziare. C'è un lavoro importante dell'Osservatorio regionale antimafia e della Commissione regionale antimafia nella delineazione di quelle che sono le dislocazioni territoriali all'interno della nostra regione, delle principali famiglie mafiose e degli interessi che possono, degli interessi che sono coinvolti nella presenza di queste famiglie nell'ambito delle varie aree territoriali della nostra regione. C'è una geografia che si è appena elaborata e probabilmente la lotta deve ancora iniziare perché finora si è con ogni probabilità sottovalutata.